partita sull'arco di 40 minuti troppi piccoli errori di mancanza di concretezza sia in attacco che in difesa, nonostante credo che la squadra abbia dato tutto quello che aveva a livello di atteggiamento, di concentrazione, di desiderio di provare a fare le cose al meglio, ma ci è mancato qualcosa su entrambi i lati del campo. Dall'altra parte abbiamo trovato una squadra che era particolarmente ispirata, che ha giocato una pallacanestro brillante con percentuali di tiro felici, quindi è stata una partita più dove hanno prevalso i ritmi dell'attacco rispetto ai ritmi della difesa. Abbiamo troppi episodi su cui recriminare che non sono andati nella giusta direzione, che ci avrebbero permesso di chiudere la partita, anche piccole cose, dalle schiacciate sbagliate ai contropiedi, due contropiedi non concretizzati nel terzo e nel quarto, i tiri liberi sbagliati negli ultimi minuti, tante piccole situazioni che ci hanno detto male e che ci hanno punito alla fine con questa sconfitta, che onestamente per l'atteggiamento e il desiderio che hanno messo i giocatori sul campo non ci meritavamo questa sera. Il momento migliore, chiamiamolo così tra virgolette, di questo Virtus è stato con i due lunghi Pazzeschi di Ingambo e Minar. Non lo hai più riproposto questo tempo, per altre scelte. Dopo no, hanno giocato Smith nel secondo tempo e Gigli e Rocchi insieme. Sì. Luigi prima parlava di salvezza difficile. Ti senti di dire, chiaramente non è una domanda cliente, che questa Virtus dovrà lottare per questi traguardi da adesso in poi? Sai, in questo momento c'è frustrazione per la partita, siamo alla sesta sconfitta consecutiva dopo aver perso in casa contro una squadra che c'era dietro con un canestro all'ultimo di un punto, quindi diciamo, sicuramente non è il momento migliore per riflettere su queste cose, però la classifica è sotto gli occhi di tutti. Serie di presentazione, hai detto che 5 sconfitte lasciano 6. Tu pensi che nel vostro risultato di oggi abbia inciso anche questa tensione che non avete trasformato in probabilmente quell'attenzione a fare quelle cose che ti dicevi? Guarda, questi aspetti, che sono aspetti emotivi, non si possono misurare e quindi si va sulle sensazioni, non posso avere certezza. Però da come la mia sensazione, da come ho visto la squadra che aveva il desiderio